Ciao raga, sono Momo. Da tempo non faccio video sul Pokémonismo, da giorni, cioè dal primo giorno che ho fatto il video del Pokémonismo. Volevo spiegarmelo in modo me perché quando l'avevo fatto il primo non sono riuscito a farlo perché la voce del mio mascotte, del mio gufo, è venuta da schifo. Cioè non ero io a interpretarlo, ma la sua voce era da schifo. Ve lo spiego come è fatto. La religione del Pokémonismo si tratta nel simile in quella della nostra religione cristiana. Invece di credere in Dio si crede in Arceus. Io mi arrabbio chi dice che Arceus non è un dio dei Pokémon. Arceus è il dio dei Pokémon. Chi non è d'accordo con Arceus, giuro che manderò Arceus, Jack il Teschio, e lui a mandarvi a casa vostra e lanciarvi i loro poteri. Ma se siete d'accordo con me, allora dovete fare questo, fare quello che vi dico io. Innanzitutto, questa religione è nata con la nascita del libro sacro di Arceus. Il libro sacro di Arceus è come la Bibbia, però in un modo diverso, con raffigurato l'anello. Adesso lo vado a prendere un attimo la figura con Arceus, un attimo. Scusate, eccomi qua, sistemo la telecamera in modo che, anzi, mettiamoci questo. Ok, vi faccio vedere come è fatto il libro di Arceus. Ovviamente, eccolo qui, questo è Arceus. La parte è questa qua, quella che vedete, cioè l'anello col corpo, cioè l'anello con le quattro gemme che ha Arceus, non so se si vede. Aspettate. Accidenti, sta videocamera, ok. Allora, questo anello che ora vedete è raffigurato sia nei videogiochi che nel libro di Arceus. Questo libro racconta tutta la storia di Arceus, Ho-Oh e Lugia, di Argapakia e la storia tristemente di Giratina. Racconta tutte le testimonianze della creazione dei Pokémon. Ovviamente è stato lui a creare i Pokémon ed è considerato il divino. Per i fedeli che credono in Arceus lo temono perché secondo le leggende Arceus giudicherà i buoni e i cattivi, come dice nella nostra Bibbia, però è un po' diverso perché Arceus combatterà contro i malvagi spediti da Giratina e con il suo amico del cuore, che Giratina è affezionato a un amico del cuore, che sto parlando di Satana e non sto a dirvi perché. Praticamente Arceus giudicherà sia i cattivi e mandarli nel mondo inverso e i buoni. Probabilmente nella religione del Pokémonismo si celebra l'Eucaristia, come per noi si mangia l'ostia, invece loro mangiano un calamaro fritto con raffigurato, cioè con la forma dell'anello che Arceus porta nel corpo. E la cerimonia comincia con la recitazione dell'Arceus Nostro, che sarebbe una preghiera come il Padre Nostro. E questa religione è molto simile al cristianesimo. Se volete sapere come è fatto l'Arceus Nostro, è simile al Padre Nostro. Adesso ve lo dico. Arceus Nostro, che sei nello spazio d'origine, siano santificate le tue lastre, perché Arceus nel film Gioiello della Vita ha le lastre della vita. Siano santificate le tue lastre, venga il tuo vento, sia fatto il flauto del cielo, come Pokémon diamante e in perla, dacci oggi il nostro Poké quotidiano, rimetti a noi i nostri Poké dollari, come noi ti rendiamo grazie nel relatore, non ci indurre alla tentazione di Giratina, ma liberaci dalla Team Rocket. Poi, dopo l'Eucaristia, si procede con l'Arceus Perdono. Ah, è Jack il Teschio che è andato da Jack 111, che sarebbe la preghiera del perdono ad Arceus per averlo attaccato come mio CV. Praticamente sarebbe: Arceus, mi pento di averti fatti combattere contro
Un mio zio, mi tolgo il pensiero di averti fatto combattere contro di te. Archeos, perdonami. E infine si legge l'Antico Testamento, che sarebbe per noi la storia di Gesù, mentre nel Pokémonismo racconta la storia tra il legame tra gli umani e i Pokémon. Probabilmente Archeos è andato a Messina. Che sta cuffia non si toglie mai? Scusate. Scusa, Archeus. Ok. Praticamente Archeos salvò una città che si chiamava Messina e lì salvò questa cittadina desolata da una pioggia di meteoriti. Ma Archeos perse tutte le sue 16 lastre, però non mi ricordo se erano 17 o 16. Boh. Comunque guarderò su internet. Archeos, perdendo queste 16 lastre, o 17, non mi ricordo, rischia di morire perché con queste lastre gli permettono di vivere. Un uomo di nome Deimos, sovrano di Messina, riportò in vita Archeos, ridandogli le 16 lastre della vita. Archeos, orgoglioso di essere ritornato in vita, decise di ringraziare Deimos, donandogli metà della sua vita, fondendo l'acqua, l'elettricità, la terra, il fuoco e il trio del drago, formando il gioiello della vita. Ma ahimè, Deimos lo tradì. E quindi il personaggio Ash Ketchum di Biancavilla salva Arceus, ricordandogli gli errori sbagliati di Deimos. Così Archeos andò a sprofondare in un lungo riposo, però davvero, è andato veramente a riposarsi. In un lungo riposo, perché dopo la creazione dei Pokémon ha bisogno di riposarsi, perché ha fatto sempre tutto lui. Poi si risvegliò anche per fare giustizia. Shina consegnò il gioiello della vita ad Archeos, ma si rivelò ad essere falso. Così Dialga riportò indietro in tempo Shina e gli altri. Questo è il Pokémoneismo, sarebbe la religione dei Pokémon che credono in lui. Ma non si mette mai fuoco all'immagine. C'è qualcosa che non va in sta telecamera. Vabbè, spero che il video vi sia piaciuto. Archeos e Lugia vi salutano, spero che questo video non sia durato troppo lungo perché volevo infatti dirvi che è abbastanza, che per alcuni è un po' noioso, però meglio che sapere sul Pokémoneismo e sulla particolarità e i segreti di Archeos. Ciao.